Allora, noi rappresentiamo la città di Torino, siamo molto fieri di essere qui in questa cornice fantastica a ricevere il premio Dedalo Minosse, e la città di Torino ha vinto con una serie di progetti, non un solo progetto, cioè la trasformazione dalla città industriale che era e che, di cui ancora porta la fama, alla città verde che ora è. Abbiamo più di 4 milioni di metri quadri che erano fabbriche e che sono diventate giardini e parchi, e quindi questa nostra trasformazione è piaciuta alla giuria, che ha deciso di premiarci. E quindi rappresentiamo, in realtà i committenti sono in questo caso 900.000 torinesi, tutti gli abitanti della nostra città. Questa serie di trasformazioni vogliono anche partecipare, contribuire a quello che sarà nel 2016 Torino che ospiterà il convegno mondiale di architettura del paesaggio. Abbiamo detto prima del 900.000 committenti. Effettivamente questa serie di progetti che hanno fatto conseguire alla città di Torino il premio Dedalo Minosse sono progetti effettivamente e realisticamente partecipati dalla popolazione, gli abitanti dei quartieri, i bambini delle scuole, tutte le persone che abitano, vivono la città e che quindi hanno contribuito con i progettisti, con i committenti a trasformarla. E è proprio per questo che il congresso ha premiato Torino per le sue trasformazioni urbane e per quelle trasformazioni che a partire dal giardino hanno il paesaggio urbano, il verde come protagonista della vita della città, dal verde attrezzato, dal verde per il welfare, per il benessere dei cittadini, fino negli anni futuri speriamo anche a un verde produttivo, quindi a un'agricoltura che entrerà in città in modo che la città diventi sempre più indipendente nella sua produzione e nella bellezza del suo paesaggio urbano.